Ciao, gente simpatica! Io sono Waldorf e siamo tornati su Theia, The Crimson Eclipse! Allora, riassumendo, dobbiamo infiltrarci qui attraverso qui. Sintetico ma vero. Lo scopo del nostro infiltramento è quello di portare a qualcuno la registrazione dell'omicidio dell'imperatore. Ovvero dimostrare che siamo innocenti. E nel frattempo dobbiamo passare per di qui, dove il nostro Atlas non funziona per causa della riverberite. Cavolo, mi ha raggiunto! E nel frattempo è cambiata la musica di battaglia. Sono bellissimi questi cristalli messi sui muri. Sì, dovrebbe essere la riverberite. È fastidiosa, ma è bella da vedere. Collante, ma a me interessa. Frammento di Gaia! Qui posso saltare. Allora che serve? Forse a senso unico, ma... peccato. Dai, semina... cavolo, mi ha beccato. Facile. Quindi mi sa che devo passare per di qua. Non mi prendi, non mi prendi. Ha, ha, che agile che sono. Non mi prendi, mi... quella roccia. Dannatissima roccia. Quel gorilla l'ho già visto? Mi pare di sì. Danza spada, sì dai. Gatling. E adesso facciamo fuori tutti. Qui che c'è di interessante, un altro nemico, sì, si sapeva. Allora, vieni qui, ah, si è incastrato, va bene, va bene. Quel baule mi intriga, ah, ho beccato un mostro forte. Cos'è questa cosa? Meglio cambiare modalità. È un golem, proviamo. Sì, direi di sì, fa male. Quanto mi ha tolto? 400. Becco un altro anticarlo. Ha! Come la mettiamo? Cavolo, mi ha ucciso Seth. Cavolo, mi ha ucciso Seth. Muori, muori, bravo. Ha! Scusa Seth, non volevo. Vabbè, è bello che si riceve comunque esperienza quando si muore. Bello. Seth, bisogna fare qualcosa urgentemente per le tue ferite. Per fortuna ho mega scorta di quarto lenitivo. Ed ecco qui il nostro forziere tanto voluto. Niente di che, ma interessante comunque. Se non sbaglio qui non si continua, però... c'era un baule. Ancora. Mi uccide il set di nuovo. Ehi. Vabbè, ce la faremo senza set. Spero. Fa molto male questo, davvero. Bisogna farlo fuori al più presto. Muori! Ah, ok. Ma come fa a uccidermi Seth in un colpo? Dovrei prendere provvedimenti, tipo... non lo so. Speriamo la prossima volta non lo uccida. Schegge vitali. Sono interessanti queste. No, di nuovo tu, no? Ah, mi ha beccato. Stavolta non muoio! Stavolta ti becchi un bel laser! È un anticarro, ma quello c'era già. Se, Ferry non sta per morire, Ferry non sta per morire, Ferry non sta per morire. Ah, ah, questo è sempre pericoloso. E sto perfino finendo il quarto lenitivo, che era il più economico.
No, stavolta non ho voglia di combattere. Cos'è? Perché ha vibrato tutto? Perché vibra tutto? Perché... Ah, che lavoro, mi ha beccato. Gorilli, bene. Purtroppo il vento non serve a niente contro questi tipi. Ah, vinto. Dovrei seriamente pensare di comprare altri quarzi renitivi. I quarzi non mi servono per combattere, ma mi servono per curarmi da una battaglia all'altra. Forse dovrei prendere armature più forti? Ancora vibra tutto. Che sta succedendo? Te non ti voglio. Cavolo, c'era un sasso dietro l'albero! C'era un sasso dietro l'albero! Questo è trolling mapping, Lollo! Ah, c'è un dannatissimo... Ah, no, mi sono incastrato su questo cespuglio, Ma va bene. Va... Lì c'è un boss. Magari dopo. Oh no. Dopo. Ah, ehi, no, mi hai preso la sprovvista. Va bene, combattiamo. Allora, fatemi trovare un save point e poi posso pensare a sfidare quel boss. Quello sembra interessante. Come ci si arriva? Saltando, sì, ma da dove? Penso che dovrei fare il giro. Forse. C'è un modo per arrivarci, lo so. Cosa vuoi? Allora, so che c'è un modo. Intanto un bel save point, bello. Ed ora possiamo pensare come prendere quel dannatissimo. Ah ah, devo saltare da lì. Vado a tornare indietro? Nah, non ho voglia. Piuttosto, penso ad andare qui e poi eventualmente sfidare quell'altro boss. Perché se mettono un save point, ci sarà un boss, probabilmente. E magari scoprirò chi fa questo terremoto. Posso scendere. Vai. There's no turning back. Oh, soldi. Adesso però posso provare a fare shopping. Dove si saltava? Qui? Era giusta qui, no? Mi sa di... Sì! Sì! Atlas Furioso! Credo sia per Rudra, non lo so. Allora, torniamo indietro, forgiamo questo Atlas e poi magari pensiamo a sconfiggere il boss. Ah, si scende due volte, chiaro. No, ancora tu no. Duemila. Forse ho letto male, ma non ne sono così sicuro. Non capisco a volte, Seth. Vediamo, autoscudo. Sembra forte, ma non so cosa faccia. Allora, userei i punti abilità per potenziare qualche mossa. Tipo... Sopravvivenza. No, questa costa. Pronto soccorso. Che è sempre utile. Sopravvivenza anche, già che ci sono. Ma sì. Che fa danni così anche agli alati. Bene. E direi che siamo vicini al boss. Da come è messo questo set point. Perché, diciamocelo, c'è sempre un boss. Ovunque. Visto? Scommettiamo che succederà qualcosa adesso. Vediamo chi... Ah, no, sono i miei compagni. Cos'è questo coso? Ecco cosa stava causando tutti quei terremoti. Come se essere ricercati da due imperi non fosse abbastanza. Boss a noi! È orribile. Dal punto di vista esistenziale. Danza spade, sì, Grant, vai. Tanto c'hai persone che ti possono coprire le spalle. Non gli fai niente, bello. Non è un carro. Però è letale sui parassiti. È sempre un parassita. Non so se funziona sui boss, ma ci provo.
Fa abbastanza male però. Non è un animale. No, prima coraggio, vai. Così c'hai un bel bonus d'attacco. Sigillo. No, non sigillo, è antipatico. Grant, attacca. Bisogna rimediare a questo sigillo. C'ho le cose per il sigillo, Solo 10. Un povero Ferion, viene completamente nascosto dal robot. Ah, no, Helvet non può fare tecniche perché non l'ho curata. Complimenti, Waldorf. Vai, Helvet, quarto energetico. Tu invece, beh, ti tocca attaccare. Se fai poco male dovrò... sì, fai poco male. Sei, ti attacca. E anche tu, Grant. Blocco. No. Allora. Dai questo a Ferion, dai. Così si può fare bomba tossica, che fa male. Grant, beh, si attacca. Il tuo doppio attacco è sempre utile. Aia. Laser! Così ti voglio. Set, sei pronto, attacca. Ci siamo, ci siamo. Siamo messi benissimo. No, ti prego, non si gira. Vabbè, su set ormai non serve a niente. Anche lui attacca e basta. 200, bel colpo critico. Serve curare? No, bene, sono a posto. Non c'ho più punti di magia. Proviamo Gatling. Oh, siamo nel livello dominio alto. Abbiamo resistenza su. Terremoto. Cavolo, il robot è tipo acciaio, è super efficace. Quanto male fa terremoto? Cavolo. Set, beh, attacca. Tu attacca. Vediamo se hai qualche oggetto alchimistico che ci può aiutare. No, ci toccherà curarci. Queste non sono preziose. Usiamo queste. Iniziamo con Ferion. No, non di nuovo. Bello, mi ha ucciso Helvet e Set assieme, fantastico. E qui è problematico. Queste non le ho viste. Schegge vitali. Resuscita tutto il gruppo, ma gli dà solo il 10%. Ma ne ho poche. Tanto uso questo su Helvet. Helvet perché così può usare oggetti senza consumare barra dominio. Perla per sempre Helvet. Anche qui la barra dominio è molto importante perché se la consumiamo dopo siamo fregati. Perché abbiamo molta meno difesa. Helvet cura Ferion. Set ci pensiamo dopo. Ok, Helvet resuscita Set. Cosa ha fatto? Niente di problematico, vero? Sì, problematico. Ho fatto bene a non curare Set. Devo curarmi io adesso. Anzi no, resuscitiamolo, sì. No, vabbè, se gira non può fare niente. Su Grant pure che non gli serve. Ok, siamo sul limite del dominio. Ancora un oggetto e scendiamo sotto. E non va bene. Grant ce... non può usarla, va bene, va bene. Cioè che sfiga, l'unico che era... L'Exceed non può usarla perché... è in modalità danza spada. Vabbè dai, siamo messi e l'abbiamo recuperato. Non la mira però. Allora, cura in arrivo per Ferion. E anche Helvet. Ah, Helvet recupera barra dominio con gli oggetti. Me ne stavo dimenticando. Ferion, prenditi una bella pausa, recupera un po' di mana. Blocco.
Va bene. Ritarderai solo la tua morte. Bene. È il tempo di... Un attimo, faccio fare prima a Ferion. È il momento di Arsenal il Protocol! È il momento. Rain, Roar, Dragon Kiss, Quasar Apocalypse. Tutto per te. Buon Natale! Quasar Apocalypse! Ciao ciao! Non è morto, un attimo, siamo vicini però, lo sento. Bomba tossica. E preparerei un altro laser per l'Helvet. Bomba tossica è un bel laser. Ci siamo. Laser e bomba tossica. Doppia combo. Il dominio è il massimo. Non posso chiedere di meglio. Beccati questo e siamo vicini alla tua sconfitta, spero. No? Vabbè, vuol dire che morirai alla prossima mossa di set. No, non puoi farmi questo! Ah, va bene. Vinto! Do you now understand the difference between us? Dai, era impegnativo il punto giusto. Ah, ce l'abbiamo fatta! Dovremmo riposarci prima di proseguire. Riposarci? Qui? Riposare accanto alla carcassa di un wurm è strano, no? Paradossalmente questa carcassa potrebbe salvarci da eventuali attacchi di altri animali. Prima di tutto, dopo la morte, la carcassa di un wurm si mantiene per giorni prima di decomporsi. Inoltre, finché il processo di decomposizione non è iniziato, il corpo di un wurm seccerna dei feromoni che tengono lontani gli altri predatori. Oh, interessante. Mi spieghi dove hai imparato queste cose? Mi piace tenermi informato. Questa è un'ottima notizia, Grant. Riposiamoci qualche ora prima di ripartire, ok? Sì, sarebbe il caso. Effettivamente non abbiamo visto più nessuno di quegli scimmioni che abitano in questa zona. Perché? Avevi dubbi? Beh, a dire il vero, sì. Ferion, ormai è assicurato. Grant è un'enciclopedia vivente. Avanti, ragazzi. Sarà ora di metterci in cammino. Che ne dite? Possiamo aspettare ancora un po'? La mia ferita non è ancora guarita del tutto e questi scontri mi hanno affaticato davvero tanto. Sei sicuro di stare bene? Vuoi che ricontrolli la ferita? Non preoccuparti, sto bene. Sono solo un po' affaticato. Un ultimo sforzo, Seth. Una volta giunti a Borgol chiariremo questo equivoco e i tuoi amici verranno liberati. Già, lo spero davvero. Ora che mi ci fai pensare... Dobbiamo sbrigarci prima che i cavalieri venga in mente di mettersi a fare il loro solito scambio di prigionieri con i serpenti vermiglio. Il loro solito scambio di prigionieri. Che reputazione hanno questi cavalieri? Hai ragione, quei maledetti vermi. Oh, e piano che complimenti, ne hai uno proprio accanto a te. La Maverick non è più la stessa senza Demilia. Demilia? Chi è? Mia sorella. Io, Ferion ed Emilia veniamo da Alderos. Vero! Adesso ho capito che Ferion proviene proprio dai questi ribelli. E forse potrebbe anche essere un loro parente. Non lo so. 20 anni fa, i nostri genitori vennero uccisi da dei criminali dell'impero della tecnologia appassita. Merzen. Mia sorella decise di prendere me e Ferion e di andarcene da quel posto dimenticato da Rion. Quando arrivammo a Raycon, incontrammo Magenray e la sua banda. Loro ci accolsero come una vera famiglia. E poi che accadde?
Un giorno, io e il vetto di Miglia venimmo incaricati di derubare un carico di alimenti diretto a Benedicta. Ma a causa di un mio errore venimmo scoperti. Demiglia fece da diversivo e permise a me e Elvet di fuggire da lì. Scoprimo che il carico era diretto all'imperatrice Soiran, in persona. Aveva indetto uno sfarzoso banchetto in occasione del suo compleanno. Tutto quel cibo, solo pensarci mi viene l'acquolina. Certo che poteva invitarci, eh? Ferion. Scusa. Io e Elvet scappammo e in seguito venimmo a sapere che Demiglia era stata portata a Borgol, ma che dopo qualche giorno era riuscita a evadere. Questo almeno è quello che raccontano i Cavalieri Sacri. In realtà sapevano benissimo che era in viaggio verso la base segreta dei Serpenti Vermiglio. Non era la prima volta che i serpenti portavano via di nascosto i prigionieri da quel carcere. Anzi, sono sicura che Demiglia sapeva che sarebbe successo anche a lei. Già, anche Sakalai, un uomo che io e la mia squadra arrestammo, venne poi venduto ai serpenti per effettuare degli esperimenti genetici con Lori Halcon. Ah, quel Sakalai. Quindi ora la tua sorella è un serpente vermiglio, dico bene? Non l'ho più vista da allora. So solo che il suo nome in codice è Cobra. Quel Cobra. Bene. Cobra. Allora so per certo che sia ancora in vita, Elvet. Cobra e gli altri serpenti sono stati avvistati a Merton City da una squadra di High Vanguard 7 mesi fa. Capisco. Non so nemmeno se questa sia una buona notizia, Seth. A volte preferisco pensare che mia sorella sia morta, piuttosto che nelle mani di criminali senza scrupoli. Ma quello successo a sua sorella potrebbe essere la stessa cosa successa al fratello di sangue di Rudra. Entrambi si sono creduti morti e entrambi sono quei serpenti vermiglio. Seppur per motivi diversi. Sono davvero dispiaciuto per Demiglia, Elvet. Tutto questo non si ripeterà. Dobbiamo liberare Rudra, Nadia e Galdian. Ben detto. Dobbiamo solo riuscire a parlare con i cavalieri. Io ho un'idea per rendere tutto più sicuro. Ecco, dai, sentiamo la pagliacciata del giorno. Semplicemente ci avviciniamo all'ingresso della prigione e per evitare che ci picchino sangue, facciamo entrare solo Grant. Secondo la versione del principe, imperatore Lademis, Grant è un nostro ostaggio ed è quindi innocente. Lasciamo che entri lui, così lo faranno parlare. Non male, Ferion. Sì, mi pare una buona idea. Hai superato te stesso questa volta. Non pensavo fossi in grado di fare ragionamenti sensati. Ehi, piantalo, ok. Buona idea, Ferion. Faremo come dici tu. Avanti, in marcia. E si dorme. Ah. Ed eccoci qui sul... pronti per andare... Aven Nord. Beh, non siamo proprio arrivati, ma ci stiamo avvicinando. Sento che c'è ancora poca strada per il castello. Ma... Che strada è questa? Ah, era questo! Io pensavo fosse quella torre qui, sperduta in mezzo a nulla. Va bene, va bene. Allora direi che siamo pronti per andare a Borgol a dimostrare finalmente la nostra innocenza.